In questo momento siamo tutti un po' a lamentarci, quindi, dello strapotere percepito, reale dei portali. E abbiamo paura soprattutto che peggiori. Chi è che li può fermare se decidono di aumentare le commissioni al 20% o di obbligarci alle cancellazioni gratuite? Quindi questo strapotere va analizzato. Perché sono così potenti? Perché le piattaforme devono solo gestire software e marketing, non hanno il lavoro di gestire poi le proprietà, la stanza, l'appartamento, quello è il lavoro nostro. Quindi quando loro prendono 100 euro di commissione sulla nostra prenotazione, nella singola prenotazione non fanno nulla, fanno tutte le macchine. Questo è il loro punto di forza e anche il loro punto debole. Scusate la filosofia asiatica qua. Noi ci potremmo alzare, guardare Airbnb e Booking negli occhi e dire: siete solo marketing e software, come nel Padrino, sei solo chiacchiere e distintivo, perché senza i nostri appartamenti cosa sono? Sono delle scatole vuote. Un Airbnb senza appartamenti a cosa serve? A nulla. Io al momento vedo quattro strade. Cominciamo da quella impossibile. Si fa una specie di sciopero, ci si mette tutti assieme e si decide che ci togliamo da Airbnb il 1º gennaio per un mese. Airbnb in Italia non ha nulla per un mese. Immaginatevi che reazione ci potrebbe essere da Airbnb. Come minimo a sederci a un tavolo ci arriviamo. Però la trovo molto difficile purtroppo in questo momento da realizzare, perché siamo troppo disuniti e soprattutto siamo tra di noi in competizione. Quindi se l'80% aderisce, il 20% si riempie dei prezzi altissimi. Quindi c'è questa forte componente di interesse personale che mi porta a non credere molto nella possibilità che questo possa funzionare al momento. Un'altra strada che il singolo, ognuno, può fare è ottimizzare il modo in cui lavora, diminuire i costi, rendere più efficiente quello che fa. Questo è facile da dire, è difficile da fare, però è la strada verso la quale bisognerà andare. Come tutti i mercati nuovi, all'inizio riescono anche quelli che lavorano male, poi piano piano riescono solo quelli che lavorano bene. Alla fine rimangono solo quelli che lavorano bene e che riescono anche a ottimizzare i costi, quindi a essere efficienti.